nessuna verità ancora, ma un nuovo inquietante colpo di scena. Le due tombe aperte oggi al cimitero teutonico all'interno della città del Vaticano sono state trovate completamente vuote. Nessuna traccia dunque né di Emanuela Orlandi, scomparsa nel 1983, né dei resti delle due principesse a cui appartenevano le due tombe, in particolare con Ilaria De Lisi. La preghiera davanti ai due sepolcri all'interno del cimitero teutonico del Vaticano, poi intorno alle 8:15 le operazioni di apertura delle tombe. Tradisce commozione il volto di Pietro Orlandi mentre gli operai scoperchiano i sepolcri dove da quasi due secoli riposano due principesse tedesche e secondo una lettera anonima inviata al legale della famiglia, anche Emanuela, cercate dove indica l'angelo, recitava il messaggio. Poco dopo le 11, l'ennesimo colpo di scena in un mistero lungo 36 anni, le tombe sono vuote, conferma il perito degli Orlandi, Giorgio Portera. Nel momento in cui abbiamo aperto le due tombe abbiamo constatato l'assenza proprio di corpi, di tombi, di bare. Non c'è traccia di Emanuela scomparsa nel nulla a 15 anni, nel giugno del 1983, né nel vano sotterraneo trovato nella tomba della principessa Sophie Hohenlohe, né nel sarcofago della principessa Carlotta Federica di Mecklenburgo. Ma mistero nel mistero, lì dentro non ci sono neppure le due principesse. Sono in corso verifiche documentali, spiega il direttore della sala stampa vaticana sugli interventi strutturali avvenuti nell'area del Camposanto Teutonico alla fine dell'Ottocento e tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso. Non può finire così, dice Pietro Orlandi. Ci basavamo ovviamente soltanto sulla lettera anonima che ci era arrivata, ma delle segnalazioni che partirono anche dal 2017 di persone interne al Vaticano, non anonime, che ci segnalavano quel posto come luogo di sepoltura di Emanuela. Per la prima volta il Vaticano ammette che c'è forse la possibilità di una eventuale responsabilità interna. Continueremo a cercare la verità, ribadisce l'avvocato della famiglia Orlandi, Laura Sgro. La famiglia Orlandi ha diritto ad avere risposte, questo paese ha diritto ad avere risposte, perché la scomparsa di Emanuela è stata connessa alle peggiori vicende di questo paese.